Con noi c'è Ettore Di Cesare, consigliere comunale di Appello per l'Aquila, benvenuto, anzi bentornato nei nostri studi, che ieri ha tirato fuori il caso di un bando flash, diciamo così, del Comune dell'Aquila per la perdonanza, bando che poi gli interlocutori hanno detto di aver corretto. È stato un errore, questo dicono Cialente, l'assessore Fanfani, l'assessore Pezzopani, ne siete convinti voi? Beh, no, il contrario, diciamo che è il classico atteggiamento del topo col beccato col sorcio in bocca che fa uscire un bando venerdì con scadenza lunedì, cioè solo 3 giorni, ecco, sabato ed un bando, poi è un avviso, con solo 3 giorni di tempo e con sabato e domenica di mezzo. E quindi è ovvio che quell'avviso che era rivolto alle associazioni che dovevano fare proposte per la perdonanza era un avviso che era stato pubblicato nella speranza, anzi nella certezza che nessuno se ne accorgesse e che è una pratica tipica di questa amministrazione, è una pratica che abbiamo già visto gli anni scorsi, soltanto che quest'anno il controllo civico di Appello per l'Aquila in qualche modo ha inserito un bug nel sistema e l'ha scoperchiato. Quindi diciamo che le scuse addotte su un errore, no? Che poi non si capisce chi è che l'ha fatto C'è stato quest'errore. uno scaricabarile su Sì, ma questo. insomma so delle palesi scuse che non nascondono un sistema che è di spartizione clientelare e assomiglia a delle scuse classiche di un ragazzino delle scuole elementari che dice appunto che i compiti non l'ha portati perché il cane si è mangiato il quaderno a cui nessun insegnante crede. Allora, noi quello che diciamo è che quell'avviso va annullato e va riformulato. Perché oltre appunto a fare controllo civico, che è quello che spetta una forza Serve la proposta adesso d'opposizione, da voi. poi noi facciamo una proposta che quell'avviso sia riformulato e in quell'avviso siano chiari le finalità, le risorse a disposizione, i criteri di valutazione e il punteggio che ogni criterio di Anche il valutazione. testo è troppo stringato, Certo, quindi. sono 5 righe, ma insomma, no? E soprattutto poi sa sapere qual è la commissione che giudicherà quelle proposte, la pubblicazione integrale di tutte le proposte pervenute sul sito internet e la pubblicazione integrale della valutazione di ogni singola Trasparenza proposta. assoluta. Trasparenza che in tutti gli altri comuni d'Italia si fa, non si capisce perché all'Aquila questo fatto qui deve essere una cosa che è rivoluzionaria, è una cosa normale e quindi come cosa normale va fatta. Sa perché? Perché quando c'è trasparenza c'è migliore qualità nelle proposte perché vengono premiate le proposte nel merito e quindi viene innalzato il livello culturale delle iniziative per la perdonanza. Se invece il metodo è faccio un avviso che scade dopo 3 giorni con sabato e domenica di mezzo, è ovvio che a partecipare possono partecipare solo quelli che già sanno in precedenza che uscirà quell'avviso, che sono gli amici degli amici, no? E che quindi con questa metodologia qua e col fatto che l'organizzazione della perdonanza non è un evento programmato e pianificato tempo prima, no? Riduce la perdonanza al rango di una sagra paesana. E allora ha voglia del rilancio del turismo, no? Certo. Eccetera. Le amministrazioni serie, prendiamo quella di Di Umbria Jazz, no? Il bando per Umbria Jazz esce un anno prima. C'ha 3 mesi di tempo per la risposta, in modo tale che si dà tempo a chi vuole partecipare di presentare delle proposte serie e i risultati poi
si vedono risonanza internazionale. È aperto al resto d'Italia ed Europa. È un grande flusso di turismo. E allora, cioè, si deve ripartire da qui. C'è la possibilità oggi per questa amministrazione di ripensare quel bando. Sarebbe un atto apprezzato da noi e da tutta quanta la città. Si può fare per scrivere un avviso con le caratteristiche che diciamo noi ci serve un giorno. E allora si può fare e si deve fare. Non ci sono scuse di tempi, perché ci si mette 1-2 giorni a scrivere questo bando, e che si diano almeno 15 giorni di tempo dalla data di scadenza. Le chiedo una battuta flash. Prego. Anche su un altro aspetto che sta caratterizzando l'amministrazione in questa fase: i cattolici democratici potrebbero uscire alla maggioranza o appoggiarla in modo esterno? Comunque c'è qualche problema di spartizione degli incarichi? Eh sì, ma diciamo che, come tutti sanno, questo è un periodo in cui si vanno a decidere sia le presidenze delle commissioni che quelle di alcune delle municipalizzate, quindi delle controllate, delle partecipate del comune, e quindi le dichiarazioni dei cattolici popolari sono delle schermaglie, perché dovranno ottenere qualche poltrona, ma alla fine, insomma, no, si risolverà tutto, perché diciamo che il sindaco Cialente, col suo personale manuale Cencelli, è molto abile. Si favoleggia del modello Excel. Sì, ma tra le altre cose, anzi, lo annunciamo, noi anche abbiamo fatto proprio per aiutare anche il sindaco Cialente in quest'opera, abbiamo fatto un nostro foglio Excel in cui stanno tutte le cariche, anche dal membro CDA della Gran Sasso, con tutti gli stipendi annui e con una percentuale di peso politico, in modo tale che aiuteremo anche il sindaco Cialente a fare questa spartizione, perché se spartizione deve essere, allora sia scientifica e matematica. Grazie. Prego.